generosa, arrogante, carogna. Solidale, comunitaria, colta davvero. Salvare il servizio sanitario, cambiare la gestione del traffico e della pulizia della città, inventarsi un'urbanistica che sia davvero inclusiva e, per quanto possibile, a dimensione dell'uomo, nel senso di far lavorare il più possibile gli uomini rispettando le macchine, invece del contrario. A mio parere, i prossimi 5 anni, a questo punto spero per Bologna 10, suppongo che sia Matteo Lepore che la guida, se dovessi sognare, purtroppo sogno con gente della mia età, se no vorrei della gente come Lepore, anche più giovane, direi uno come Lorenzo Sassoli oppure uno come Pierluigi Stefanini dell'Uni, per un motivo molto semplice, che sono dei signori della città ma non sono mai riusciti a governare la città o non hanno mai voluto di governare la città. Lorenzo Sassoli è un medico che si è fatto imprenditore, Valsoia, e esperto d'arte, di sinistra, mai stato per ovvi motivi comunista. Pierluigi Stefanini è sempre stato comunista, negli ultimi decenni non è che l'abbia molto dimostrato. Grazie.